Basta scendere leggermente di qualche livello e portarsi praticamente a 2 metri dal pelo d'acqua dell'Arno. La dimensione cambia totalmente, si attutiscono i rumori, anche se lì vediamo che scorrono su quel nastro d'asfalto in quel ponte che è il ponte di San Nicolò. Passa praticamente il traffico, ma qui i rumori sono ovattati e lontani e ci si immerge in una dimensione totalmente diversa che ti riappacifica con la natura. Ora, tra un po' verranno comunque a tagliare queste erbe spontanee che nascono qui sulla fiancata dell'Arno, dando una sensazione nuova, però anche godere per qualche giorno di questo passaggio dell'uomo è qualcosa di veramente interessante. Al mio modo di vedere, anche perché mi immergo in questa totalità completamente ovattata, dicevo, rumori lontani, a pochi passi da casa, proprio 300 metri, e mi immergo in questa dimensione. Mi dà un po' di pace perché in effetti la natura dell'uomo non può essere e non può avere solo una dimensione urbana, ma il rapporto città-campagna qui a Firenze si compenetra in un modo molto bello che garantisce una certa vivibilità della città. Con questo passo e chiudo, eh.